Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Il sì, seppur condizionato, della Corte Costituzionale tedesca al fondo salva stati studiato dalla Banca Centrale Europea rassicura i mercati. In evidenza Milano l'indice FTSE MIB guadagna l'1,19%, bene Finmeccanica e ST Microelectronics in rialzo di oltre 4,5 punti percentuali. Questa decisione era quella sperata, quella più normale, spiega questo analista. Ora gli eventi possono seguire il proprio corso in modo che la situazione vada tranquillizzandosi. Così si abbasseranno i premi di rischio perché la situazione lo permette. Vale a dire, questo dovrebbe far scomparire la possibilità di rottura dell'euro e dovrebbe stabilizzare, per la stessa ragione, i mercati. In calo lo spread dei titoli italiani sui Bund tedeschi, il differenziale chiude a 339 punti base, portandosi ai minimi dallo scorso 3 aprile. L'euro intanto è in rialzo sul biglietto verde, la moneta unica viene scambiata a 1 dollaro e poco più di 29 centesimi.